soldato tedesco. Il soldato tedesco grida, arrivano degli altri militari tedeschi, prendono Angelo, lo picchiano e lo buttano in galera o in quel posto dove di solito buttano. Qual è la funzione dell'arte nella società di oggi? Certamente intrattenere e creare emozioni e, quando è possibile, farci riflettere. Aprire un punto di domanda tra le nostre più ferree convinzioni. Insomma, l'arte dovrebbe cambiarci, farci più sensibili, capaci di edire un pensiero critico. E se serve, l'arte dovrebbe anche saper provocare, spiazzare. Ed è su questi principi che gli amici della musica di Trapani la scorsa settimana hanno messo in scena due spettacoli molto particolari legati a doppio filo alla tragedia della Shoah. Due racconti che si fondano sull'idea che l'arte, in alcuni casi, può essere salvifica, può salvare vite. Così, dopo il toccante e la musica meravigliosa portata in scena dal pianista Francesco Nicolosi e dal narratore Stefano Valanzuolo, di cui abbiamo già parlato, venerdì 27 è stata la volta de Il volo di Angelo, storia di Angelo Gatto, salvatosi dai forni crematori grazie al suo talento di disegnatore. Entrambi gli spettacoli sono stati preceduti dai matinée per gli studenti, che in qualche modo rappresentano l'audience principale per questa tipologia di appuntamenti, proprio perché, in quanto giovani, necessitano di essere fortificati nello spirito e nella conoscenza, affinché follie immonde come il nazifascismo non trovino più terreno fertile. Il volo di Angelo è una perla, una storia struggente che non racconta di eroi ma di provvidenza, nell'accezione manzoniana del termine. E qui a Trapani abbiamo avuto il piacere di abbracciare il figlio di Angelo Gatto, il protagonista della storia, a sua volta disegnatore e autore delle tavole che accompagnano e puntellano l'intero spettacolo. Un momento toccante che ci ha eletto comunità, oltre che pubblico, perché anche questo l'arte può fare: aprire punti di domanda, creare momenti di riflessione e grande indignazione. Ora, dopo la parentesi dedicata a quelle che potremmo definire orazioni civili, si torna agli spettacoli musicali. Venerdì, per questa seconda parte del cartellone invernale dell'associazione, ad andare in scena alle 18.30, sempre alla chiesa di Sant'Alberto, sarà il pianista Paolo Restani, sull'Elegio, musiche di Frédéric Chopin, Claude Debussy e Franz Liszt.